non c'è stata malafede da parte di nessuno, perché da una parte c'è una madre che ha una difficoltà a trovare una soluzione per i suoi problemi, vuole giustamente cambiare comprensivo e fa un percorso che non è quello istituzionale. Nessun caso di discriminazione. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ci tiene a precisarlo subito prima di entrare nello specifico del caso del bambino autistico che sarebbe stato rifiutato dagli istituti comprensivi cittadini. La mamma infatti si era rivolta al primo cittadino qualche giorno fa denunciando quanto accaduto all'atto del cambio della scuola per la prima media dal D'Annunzio al Don Milani. Ufficialmente c'è un'iscrizione che si chiudeva online il 7 marzo, il genitore ha avuto difficoltà ad effettuare questa iscrizione, nel momento in cui ha tentato di farla il 10 marzo chiaramente il sistema non gliel'ha accettato. L'unica inferenza, ecco, forse c'è stata proprio nella comunicazione, che il genitore interessato avrebbe dovuto parlare, chiedere un colloquio con la preside e cercare di fare anche cartacea questa iscrizione, cioè tutto qui. Nelle altre scuole dove la signora dice di essere andata non c'è traccia di questa iscrizione, né cartacea né online. Questa mattina c'è stata una riunione in comune convocata proprio da Mario Pupillo per fare chiarezza sul caso, a cui hanno partecipato i presidi e l'ufficio scolastico regionale. La domanda di iscrizione online non è stata presentata, comunque in automatico il bambino resterà nell'istituto in cui ha iniziato il percorso di studi. Le scuole di Lanciano sono inclusive, sono capaci di rispondere alle esigenze. Il ragazzo in questo percorso di 5 anni ha avuto la massima disponibilità da parte del preside e di tutti i provvedimenti che le persone diversamente abili hanno nell'ambito scolastico, e quindi percorrerà ancora la terza media, le tre classi di media all'interno della D'Annunzio. E sull'ispezione ventilata da parte del Ministero dell'Istruzione, Clara Evangelista rassicura. L'ispezione per che cosa? L'ispezione se è una scuola che funziona, ha l'organico di sostegno. La preside è una di quelle persone più sensibili al problema per una serie di motivi. Il territorio non ha dato motivo di avere delle problematiche né influenze esterne, per cui ispezione è assolutamente no.